Dirette Facebook senza copyright. Forse si apre uno spiraglio. Amici, ma soprattutto amiche di SOS for DJ, Facebook lancia la musica protetta da copyright per gli streamer dei giochi. E i DJ saranno i prossimi? Molti DJ vogliono andare in diretta su Facebook e abbiamo visto anche durante il clima della pandemia, ma scoprono che non possono, cioè ci sono molti problemi di ban, di strike, di mute, di un sacco di cose che ci fanno fare solo delle brutte figure. I loro stream vengono rimossi o addirittura ricevono divieti di live streaming, ma tutto ciò potrebbe essere sul punto di cambiare e questo ce lo auguriamo. Facebook infatti ha appena annunciato che gli streamer che utilizzano la sua piattaforma di gioco Facebook, attenzione che stiamo parlando di gaming, dopo vedremo l'articolo ufficiale, possono ora utilizzare qualsiasi musica protetta da copyright che desiderano nei loro flussi di videogame. Questo perché la piattaforma ha concluso accordi con la maggior parte dei grandi attori della scena musicale e discografica, cosa che sta provando già dall'anno scorso. E qui sappiamo che il colosso Twitch fa la parte del padrone per quel che riguarda i gamers su internet. Sebbene questo non sia attualmente disponibile sulla piattaforma principale di Facebook, questo sviluppo potrebbe indicare che qualcosa arriverà prima o poi sulla piattaforma completa. Se e quando questo avverrà, significa che i DJ sarebbero in grado di andare in diretta su Facebook senza temere problemi di copyright. Alleluia sarebbe! E conservare il loro video lì sopra la piattaforma, cosa attualmente non disponibile da nessuna parte, perché anche con Twitch ne avevamo parlato, andatevi a vedere i video, questo era possibile, cioè è possibile andare anche tuttora che stiamo facendo il video in streaming, ma non lasciare il video lì perché succede di tutto. Ovviamente stiamo parlando di Facebook che incalza Twitch, che al momento Facebook, come detto, è un pesce piccolo rispetto a Twitch. Andiamoci a vedere l'articolo ufficiale di Facebook Gaming, vedete, Expanding Access to Music on Facebook Gaming. La grande musica come grandi giochi unisce le persone, un flusso di gioco e ancora meglio una colonna sonora da abbinare, ma i diritti musicali, dicono su Facebook in questo articolo, questa è un'altra storia, possono essere complessi e difficili da navigare, variabili in base al territorio. Al partner. I creatori di giochi dovrebbero essere in grado di concentrarsi sullo streaming e sulle connessioni con la loro community senza preoccuparsi dei diritti musicali. Ecco perché abbiamo lavorato a stretto contatto con l'industria musicale su una soluzione. L'anno scorso abbiamo annunciato il lancio della musica su Facebook Gaming, da allora abbiamo testato con i nostri autori partner per assicurarci che siano in grado di utilizzare una vasta gamma di musica popolare nei loro flussi senza il rischio di rimozioni. Abbiamo imparato molto e ha portato alcuni miglioramenti. Oggi siamo entusiasti di estendere l'accesso alla musica a un numero ancora maggiore di creator. Tutti i partner e creatori a livello superiore possono ora riprodurre musica di sottofondo durante il loro live stream di gioco su Facebook Gaming, inclusi clip realizzati da un live stream e le versioni VOD dei live stream stessi. E non stiamo parlando di musichette, ma stiamo parlando di accordi con Universal Music Group, Warner, Sony Music Entertainment, Cobalt Music Group, BNG, Merlin e molti altri, quindi colossi come dicevamo. Così i creatori possono includere la loro musica nei loro live stream di Facebook Gaming per stimolare il pubblico. Inoltre i creator non si limitano alle playlist preselezionate, diamo ai creator la libertà di riprodurre la musica che desiderano quando vogliono. La cosa migliore è che tutto ciò è disponibile indipendentemente dal dispositivo o dal software di streaming, PC, Mac, console, OBS, Streamlab, tutti questi programmi. Alcune tracce, vedete, ancora non sono autorizzate per l'uso su Facebook Gaming, ma sono rare e ci stiamo lavorando su per espandere la quantità di musica disponibile. Abbiamo anche migliorato il nostro rilevamento della musica di sottofondo, in altre parole siamo diventati molto più bravi a distinguere la musica di sottofondo del tuo streaming di gioco, come quando c'è un gameplay simultaneo o una voce fuori campo, rispetto alla musica che è al centro del tuo live streaming, come un programma radiofonico. Per celebrare la crescita della musica su Facebook Gaming stiamo ospitando una serie di stream di celebrità DJ, ed ecco che qua si accende la lampadina, in coppia con creatori di gioco selezionati. In questa serie chiamata
hashtag PlayLoud, i DJ suoneranno la colonna sonora di sottofondo per i giochi dal vivo dei nostri creatori. Quindi Diplo e DJ Khaled sono due dei nostri headliner. Il gioco e la musica sono un binomio perfetto e speriamo che la nostra partnership con l'industria musicale apra le porte a future collaborazioni e opportunità per artisti, giocatori e fan. Continueremo a lavorare con i nostri partner. È interessante notare come questo annuncio apra la possibilità ai DJ di andare in diretta su Facebook Gaming, proprio come attualmente sono in diretta su Twitch, ma in questo caso con il live streaming e basta e non le registrazioni lasciate sul canale, che è quello che interessa, diciamo, di più ai DJ. Non abbiamo ancora testato su Facebook Gaming, anzi invitiamo qualcuno di voi, se l'ha già fatto, a provare con la musica che cosa è successo per tenerci informati, però sembra essere un'ottima apertura, anche perché non può andare avanti così la situazione di numerose interruzioni sempre contro i DJ. Ovviamente si parla di diritto d'autore ed è tutto giusto, nessuno lo nega, però insomma dovrebbe esserci un colpo al cerchio, una alla botte per cercare di capire, magari anche a pagamento, di pagare un giusto, però avere la possibilità di suonare tutto quello che vogliamo con i giusti crediti agli artisti e ai detentori dei diritti. Hai già provato ad andare in diretta su Facebook? Come ha funzionato per te? Come pensi che si svilupperà questa storia? Fateci sapere i vostri commenti qua sotto. Noi terremo come sempre d'occhio la situazione per vedere finalmente se riusciremo ad andare in diretta su Facebook, almeno a chi interessa, a me no, però insomma a voi, ne parlo per voi, per fare un live streaming su Facebook e quindi di conseguenza magari anche su Instagram, perché è la stessa compagnia. Potrebbe essere tutto magari collegato. Spero di non sognare troppo, vedremo. Corsi per DJ, corsi di produzione musicale, potete fare tutto online con il sottoscritto contattandomi nella sezione contact, compilando il form o nella pagina Facebook che trovate all'interno di ogni video di SOS Fordigio. Andate nella pagina, mi contattate in privato solo per chi vuol fare corsi, lezioni e consulenze. Per tutto il resto ci sono i commenti di SOS Fordigio. Corsi e lezioni sono indicati per chi vuole iniziare corsi per DJ e la produzione musicale, per chi vuole crescere perché è a un livello e non riesce ad andare oltre, e per chi vuole fare il definitivo salto di qualità verso il professionismo. Consulenze su tutti i problemi hardware, software, tutti i programmi che vedete qua elencati su SOS Fordigio, e quindi vi darò una mano. Mi contattatemi in privato su Rekordbox Virtual, Serato, Engine, Traktor, Cubase, Ableton, tutto quello che vi interessa con consulenze private. Oltre alla pagina Facebook troverete anche la pagina Instagram dove potete seguirci, e la nostra community Telegram è gratis, ragazzi, iscrivetevi, avrete a disposizione un sacco di contenuti, ma anteprime e anche spoiler, novità e scleri di Claude mentre registra fuori onda e di ogni, tutto ciò che appartiene a SOS Fordigio, con notifiche silenziose senza nessuno che vi spacca i maroni. Il nostro canale YouTube, che già conoscerai se ancora non ti sei iscritto, e ti comparirà questo rettangolo, è il momento di cliccarlo, così cresceremo noi, saremo motivati a mettere sempre più video, più tutorial, più spoiler, più novità, più recensioni, e tu potrai crescere avendo a disposizione un sacco di materiale gratis. Puoi attivare anche la campanella, così sarai informato in tempo reale sui nuovi contenuti, sui live streaming, i live, e lo saprai prima di tutti. Inoltre potrai mettere un mi piace e condividere con tutti i tuoi amici e i tuoi colleghi se pensi che possa essere loro utile sui loro social. Pum, glielo butti lì. Puoi sostenerci anche cliccando il tasto PayPal very 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 strong, in modo da offrirci un caffè, una pizza, una birra, tutto quello che pensi sia giusto per tutto questo lavoro messo a disposizione gratis per te. Forse che fosse la volta buona che l'apertura di Facebook Gaming ci porti a trasmettere in live streaming senza problemi di copyright. Io ho fatto anche un sacco di tutorial, di video per quel che riguarda i copyright nelle live, ve le lascio tutti qua, c'è una playlist anche, potete seguirla. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, mi raccomando, l'iscrizione al canale per noi è importantissima, e da parte di SOS Fordigio e Claude la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. Miri piripi.